Liberi Dentro, Eduradio e TV, un ponte tra carcere e città. Bentornati di nuovo a tutte e tutti i nostri teleradioascoltatori. Anche oggi, venerdì 18 novembre, partiamo subito con la nostra trasmissione Liberi Dentro, Eduradio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città. Sempre qui con me c'è Antonella Cortese, che saluto. Ciao Caterina, ciao a tutti. E cominciamo subito dalla nostra rassegna stampa. Come sapete è stato approvato il reato di rave party dal nuovo governo. Si tratta dell'articolo 434 bis dell'ordinamento penitenziario, esplicitato nella legge 162 del 31 ottobre, che prevede da 3 a 6 anni di condanna e maxi multe da 1.000 a 10.000 euro per aver organizzato un free party con più di 50 persone al seguito. E tutto questo, naturalmente, come sapete voi che siete anche informati della cronaca, avviene all'indomani dell'evento rave party di Modena, dove migliaia di persone si sono ritrovate, mi pare 3.000, in un capannone a ballare davanti a un muro di casse, e poi sono uscite e, dopo aver intavolato una trattativa con le forze dell'ordine, alcuni di loro, i responsabili, sono anche stati arrestati. E il ministro dell'interno Matteo Piantedosi e l'esecutivo di destra non si sono fatti attendere, perché hanno partorito un provvedimento contro l'invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica. Ma chiaramente, se guardiamo un po' la rassegna stampa in questi giorni, molte sono le critiche a questa nuova legge. Come scrive anche Patrizio Gonnella su Associazione Antigone, il pericolo è che ci sia un'ampia repressione del dissenso e delle libertà costituzionalmente garantite. Sì, infatti Caterina, perché in realtà per sgomberare uno spazio le leggi già ci sono. Comunque, diciamo che questa è anche una norma penale introdotta per contrastare le parti, che però assomiglia di più ad una norma in bianco, una fattispecie non tassativa e non ispirata ai principi del diritto penale. Insomma, una norma che nasconde un sacco di insidie. Esatto, come scrive Patrizio Gonnella, ciò che si può ravvisare è una delega alle forze dell'ordine, che sul campo poi dovranno decidere se c'è violazione della norma o meno. In sostanza è una norma che sposta la discrezionalità su un altro soggetto decisionale, che è proprio le forze dell'ordine, la polizia. Ma si tratta di una discrezionalità che può essere anche pericolosa, scrive Gonnella, perché ampie e pericolose al tempo stesso sono le fattispecie che potrebbero finire sotto l'ombrello del nuovo articolo 434 bis. Penso per esempio all'occupazione delle fabbriche da parte di lavoratori a rischio di licenziamento e quindi in sciopero, o anche agli scioperi delle scuole o delle università organizzate dai collettivi di giovani studenti per chiamare l'attenzione sulle problematiche dello studio. Quindi Caterina, in buona sostanza, anche se le intenzioni del governo fossero state realmente riferite solo alla fattispecie che riguarda i rave party, una norma scritta in questo modo porta invece alla criminalizzazione del dissenso attraverso una serie di pene spropositate, cosa che veramente non dovrebbe esistere in un paese democratico. Come dici tu, il rischio è concreto, perché così facendo si potrebbe comprimere irragionevolmente la libertà di associazione, di riunione, di opinione sancita costituzionalmente all'articolo 12. E inoltre, se mai dovesse essere applicata, ciò potrebbe portare all'ingolfamento, sovraffollamento ancora maggiore di quanto adesso delle carceri. Insomma, se così andasse, chiosa Gonnella, avremo bisogno di ulteriori migliaia di posti nel sistema carcerario, che attualmente non ci sono, perché le carceri sono già sovraffollate, con costi umani ed economici intollerabili. E poi, domanda delle domande, chi lo va a spiegare ai cittadini italiani quando si dice che si vuole ridurre il peso fiscale? Ecco, domanda delle domande, scriveteci cosa ne pensate, redazione Liberi Dentro, @gmail.com. Mi fermo qui per passare la parola
parola per l'ultima volta all'ospite della settimana. Qui con noi c'è Mirko Tesini, che è coordinatore del rifugio notturno della Solidarietà, e un rifugio per persone homeless con cani. Ci ha raccontato in questi giorni la storia della struttura, le finalità e gli ospiti che raccoglie. E oggi gli abbiamo chiesto, partendo appunto dal presupposto che chiunque di noi si possa trovare in una condizione di difficoltà e possa aver bisogno di una mano, anche di un alloggio, ma quali sono le vere motivazioni che portano le persone a essere senza fissa dimora? Abbiamo avuto molti ospiti che una volta usciti dalla grave emarginazione adulta sono ritornati come volontari proprio per cercare di restituire l'aiuto che hanno ricevuto. È chiaro che bisogna mettere in conto che ci vuole tantissimo tempo, e parliamo di anni, tantissima, tantissima forza di volontà e buona volontà, ma le occasioni ci sono sempre, pochissime, però io ne ho viste molte. Ovviamente non possiamo fare nomi e cognomi, però senza scendere nel dettaglio, quali possono essere le motivazioni per cui le persone si trovano a essere senza fissa dimora e anche la spinta poi a rivolgersi agli assistenti sociali per trovare un'abitazione come questa, anche provvisoria? Allora, le situazioni che possono portare sono a stare, diciamo, all'interno di un centro di accoglienza sono diverse. Chiaramente possiamo partire dalla più comune, che è l'utilizzo, magari un abuso di sostanza che porta anche all'allontanamento dalla famiglia, sia volontario che involontario, nel senso che sei tu che abbandoni la famiglia o la famiglia che abbandona te. E quindi tutta una dimensione legata alla dipendenza anche dal gioco, e situazioni anche di persone straniere che arrivano in Italia, quindi che cercano di scappare da una situazione, mi viene da dire negativa, problematica, sperando di trovare una situazione migliorativa qui. Molte volte questa cosa non accade. Oppure persone che io definirei anche a volte sfortunate. Penso a questo signore, faccio un esempio: aveva aperto una gelateria con un socio, nel giro di 6 mesi gli è morta la moglie, è morto il socio, lui si era trovato a gestire l'attività da solo, un mutuo da pagare più l'attività da pagare, non riusciva a stare dietro i conti, gli hanno pignorato tutto perché aveva dei debiti e lui si è trovato senza niente. Questa è... Ovviamente si potrebbero fare tantissimi discorsi a riguardo, ma proprio come a sottolineare, da un momento all'altro la tua dimensione possa completamente cambiare. E in questo caso il signore si è trovato, dopo una vita normalissima, tranquillissima, a vivere in un dormitorio, e quindi diciamo il punto di partenza può essere diverso. Quindi non è, cioè, fai anche l'associazione dormitorio delinquenza, dormitorio droga, o sono tutte associazioni sbagliate, perché veramente può essere chiunque di noi che in un momento particolare della propria vita, dove vive magari anche una situazione di fragilità, ci aggiungiamo un evento imprevedibile come può capitare a tutti, una serie di fattori che si uniscono può portare chiaramente a una situazione come questa, che diciamo è l'apice della problematicità, però non è neanche così lontano da una vita tranquilla. Poi, perché le persone si rivolgono ai centri di accoglienza? Molte volte, secondo me, anche per caso, nel senso che io stesso, prima di iniziare a lavorare in questo contesto, non avevo idea di tutto il mondo sommerso che c'è all'interno, diciamo, del mondo definito sociale. Quindi secondo me ci si arriva un po' per caso. Una persona senza una casa, o comunque con un bisogno di marginalità grave, si rivolge al suo comune di appartenenza, dove sa che c'è un assistente sociale, però non si immagina tutto il mondo che c'è dietro. Quindi molte volte ci si arriva un po' per caso, e le persone che noi incontriamo anche dopo la conoscenza con l'assistente sociale non hanno minimamente idea di quello che c'è dietro quello che loro possono definire la loro vita normale, solita, diciamo un po' la casualità. Quindi ci hai fatto capire, ed è giusto anche rompere qualche stigma sociale che abbiamo sulle persone senza fissa dimora, homeless, che possono essere delle situazioni che possono capitare a chiunque, vuoi per sfortuna, vuoi per qualsiasi motivo familiare, e immagino che poi per queste persone sia necessario un coaching, cioè qualcuno che le aiuti anche a
superare il loro senso del pudore e di vergogna per quello che gli è capitato, così? Allora, in realtà quello che mi è capitato di vedere in questi anni è che tutte le persone che si trovavano per un motivo o per l'altro in questa condizione, che accedevano a un dormitorio o comunque si rivolgevano a un servizio sociale, davano fin da subito la loro massima disponibilità, nel senso che non avevano, almeno le esperienze che ho avuto io, magari provavano vergogna per la loro situazione o per quello che gli era accaduto, ma contemporaneamente con la voglia di rifarsi, di cercare di trovare una soluzione. Mi è capitato rarissime volte di incontrare persone che magari erano rassegnate, erano disperate, sicuramente vivevano un momento di forte difficoltà, ma con una base comunque di volontà di migliorare, volontà di mettersi in gioco quando gli venivano proposte delle realtà dove vivere, che cioè, potevamo essere noi come centro di accoglienza, tanti altri, li accettavano subito. Se gli venivano proposti delle attività lavorative, le accettavano e prendevano l'operatore, il coordinatore, l'assistente sociale come dei punti di riferimento, e però mettendoci sempre del loro, mai come un tu sei l'assistente sociale, tu sei l'operatore, faccio quello che dici tu, faccio quello che mi dichi tu. No, io vorrei fare questo, noi operatori nei servizi ti possiamo offrire questo, come possiamo trovare un punto di incontro, cosa possiamo fare assieme. Infatti il nostro ruolo è sempre di, anche quando scriviamo i patti o ci presentiamo alle persone o ai servizi sociali, noi ci presentiamo sempre come un'equipe di supporto, supportiamo la persona, se ha bisogno di qualcosa noi la sosteniamo, sia proprio a livello pratico sia a livello anche solamente umano, però non ci sostituiamo mai alla persona, perché non è non sarebbe possibile farlo per tutti, e una volta che anche ci si sostituisce alla persona, poi la stessa persona alla prima difficoltà non è in grado di gestirla. Quindi noi, il nostro è un ruolo più di ricamo, il nostro come il più uno, noi ci siamo sempre, però devi essere tu prima d'andare. Mirko, abbiamo fatto questa intervista esterna e ci sono stati, cioè come hanno avuto modo di sentire per radio, anche di vederci per le persone in televisione, ci sono tante macchine che passano, siamo in un bivio importante, siamo vicino al carcere Dozza di Bologna, siamo un pochino fuori dal centro di Bologna, però è importante per questi luoghi la presenza della cittadinanza, vero, per il reinserimento delle persone. Oltre alla vostra equip, c'è chi vi aiuta? Allora, noi storicamente quasi tutti i centri di accoglienza di Bologna collaborano, hanno collaborato con Caritas, quindi sicuramente Caritas è per noi un grandissimo partner, sia a livello proprio di progettualità ma anche solamente di conoscenza del territorio, presenza, quindi diciamo che come partner principale abbiamo sempre avuto Caritas. Reti di volontari, assolutamente noi li accettiamo, li desideriamo. Uno degli obiettivi dei centri di accoglienza, perché nel 2017 è stato scritto un nuovo accordo dove sostanzialmente i centri di accoglienza delineavano un po' qual era il loro percorso per i prossimi 5 anni, infatti ogni 5 anni va riscritto questo progetto, e all'interno del progetto c'era l'avvicinarsi il più possibile ai cittadini, con progetti dedicati ai cittadini, con progetti che portassero i cittadini all'interno delle nostre realtà, oppure la nostra partecipazione ai 20 cittadini, proprio perché l'unico modo per rompere questa distanza è farci conoscere, che sia noi che andiamo, loro che vengono, i cittadini ci devono conoscere, devono vedere chi siamo, devono conoscere in primis le persone, le loro storie e anche quello che hanno da offrire, perché veramente ci sono tantissimi anche talenti, tantissime capacità che un cittadino magari potrebbe aver bisogno. Penso alla signora che magari ha bisogno di qualcuno che gli tagli un prato. Noi abbiamo avuto per anni tantissime persone che in passato hanno fatto i giardinieri. E dopo aver ascoltato Mirko Tesini, passiamo al Venerdì Bestiale, perché è una nostra tradizione.
Venerdì bestiale con le cimici da letto, Cimex lectularius. Lo so che non è un argomento, diciamo, particolarmente allettante, però c'è da dire che le cimici da letto o da materasso sono insetti molto diffusi. Sono insetti ematofagi, cioè parassiti che si nutrono preferibilmente di sangue umano e in mancanza di sangue umano preferiscono comunque animali a sangue caldo, tipo volatili, pipistrelli, mammiferi in generale. Hanno la dimensione di una lenticchia. Quindi 5 mm circa, ma poi dopo il pasto, diciamo così, raggiungono anche i 9 mm. Sono di colore bruno-rossastro, di forma ovale e appiattita, possono essere viste a occhio nudo con difficoltà e tra l'altro non saltano e non volano se uno pensa alle pulci che saltano. Accipicchia, queste cimici da letto sono incredibili, ma quanto possono vivere? Purtroppo, Caterina, hanno una vita anche piuttosto lunga. Gli adulti vivono dai 4 ai 6 mesi, ma arrivano anche a 2 anni se sono in buona salute e se si alimentano per benino. Sono insetti che, tra l'altro, si riproducono in gran numero. Pensa che le femmine depongono da 5 a 12 uova al giorno e 500 in tutta la loro esistenza. Una volta aperte le uova, tra l'altro, maturano in 6-8 settimane. Di solito ci accorgiamo delle loro punture soltanto al mattino, perché questi parassiti impiegano dai 3 ai 5 minuti per pungere, inoculando anche un anestetico naturale per cui non ce ne accorgiamo, e dopo se ne tornano a pancia piena nel loro nascondiglio. Mi viene in mente l'intervista a Mirko Tesini che abbiamo fatto, che ci raccontava del problema delle cimici da letto che loro hanno intelligentemente, ecco, prevenuto tramite strutture in letto non in legno. Ma raccontaci tu com'è possibile accorgersi della presenza delle cimici da letto in casa. Mirko infatti era molto preoccupato, mi ricordo quando parlammo con lui, proprio perché le cimici arrivano da ambienti infestati accanto alla camera da letto o insieme a bagagli, borse. Infatti alberghi, stive di aerei, navi e treni sono il punto di contagio per poi approdare direttamente nel letto dove li aspetta un ambiente accogliente, caldo, ideale, diciamo, e con anidride carbonica emessa proprio dal corpo umano. E una preda immobile, quindi diciamo un lauto banchetto, sempre pronto per il pasto principale. Tra l'altro gli escrementi, le macchie fecali dall'aspetto catramoso che depositano nei punti di annidamento sono un primo sintomo della loro presenza e possiamo trovarli quindi sul lenzuola coperto o sulla pelle stessa della preda. Altri segni identificativi del loro passaggio, Caterina, sono le uova bianche ricoperte da una sostanza appiccicosa e le exuvie, ovvero le spoglie che l'insetto lascia durante la muta. Tra l'altro, le punture di cimici da letto sono un terzo segno palpabile, diciamo, della loro presenza. Sono molto particolari perché di solito sono disposte linearmente sul viso, sul collo, sulle braccia o sulle mani e che somigliano un po' a piccoli rigonfiamenti rossi che provocano un po' di prurito e fastidio. C'è da dire che per fortuna non trasmettono malattie infettive, ma i soggetti più fragili possono andare incontro a reazioni allergiche anche gravi, quali difficoltà respiratorie o shock anafilattico. Però la cosa che mi ha sorpreso di più è uno studio pubblicato nel 2019 su Current Biology che ha tracciato l'albero genealogico delle cimici, svelando quell'ampia famiglia di insetti che appunto sono le cimici, che sarebbe apparsa sulla Terra prima di quanto potessimo immaginare. Pensa, sono i primi esemplari che sono comparsi appunto insieme ai dinosauri. Il gruppo guidato dall'esperto di cimici da letto che si chiama Klaus Reinhardt è riuscito a trovare anche un fossile di 100 milioni di anni, misurando poi il tasso di mutazione, hanno anche capito che la prima comparsa delle cimici risale a 115 milioni di anni fa. E quindi, insomma, abbiamo capito tante cose su questo insetto che da sempre è un insetto emofago, cioè un divoratore di sangue. Ovviamente non sappiamo quale sia stata la sua prima vittima e forse non lo sapremo mai. Ma mi fermo qui con questa notizia agghiacciante per passare invece la parola al servizio del venerdì, Islam, Religione e Civiltà, con Hamdan Al-Zekri de Lucoi e Ignazio De Francesco. Il tema di oggi è il matrimonio in carcere, le difficoltà di tenere viva una relazione coniugale se appunto così lontani e magari co per così tanto tempo. Ascoltiamo che cosa ci dicono.
Eccoci collegati con Hamdan Al-Zekri, che è responsabile per l'UCOI, del dialogo interreligioso e anche del rapporto col mondo del carcere, lui stesso volontario carcerario. Benvenuto alla nostra trasmissione, salam aleikum. Wa alaikum salam, Fragnazzo, buongiorno a tutti quanti voi, la pace e la misericordia sia con tutti i fratelli e sorelle, sia dentro dei carceri ma anche fuori dei carceri. Come si può vivere il matrimonio tra due persone che devono per forza stare lontani? Allora, Fragnazzo, ancora Jum'a Mubarak a tutti i fratelli e sorelle. Allora, nel carcere praticamente inizia una nuova vita, una vita piena di dolori, di sofferenza, di nostalgia, vengono anche insomma distrutti i legami e quindi tanti fratelli entrano nella disperazione, lo capisco perfettamente, nel rancore, nel dire ho sbagliato, chi decide purtroppo anche questo, che è una cosa che dobbiamo costantemente lavorare tutti quanti insieme per contrastarla, ma anche per educare l'autolesionismo, il farsi del male, perché qualche fratello anche mi ha scritto su questa cosa. Certamente se una persona detenuta è sposata, la moglie è fuori del carcere in un altro paese, è molto difficile mantenere questo legame. Molto per questo è veramente una, posso dire che la donna è santa che mantenga un legame con un fratello nel carcere. E non è semplice sia per lei poi che ha anche i figli, perché osservo anche dei fratelli che hanno i figli che hanno figli che sono nel carcere, quindi anche come che continuano a dire ma la vergogna che è causato ai miei figli a scuola, quando dicono non c'è nessuna vergogna, fratello, tutti noi, no? Papa Francesco quando parlava, no? Al carcere, perché non è io, no? Può essere chiunque che può finire in qualsiasi momento nel carcere, quindi questo legame va curato e va, come dire, non bisogna mai entrare in depressione, perché ci sono momenti della visita. Mi ricordo una storia, per esempio, fra Ignazio, la moglie, in quanto era paziente, in quanto era forte, quindi cercava, però dice io non lo posso più sopportare vederlo così depresso, quindi non lo voglio più vedere. Come qualcun altro, questa è una cosa molto bella, molto profonda, al compleanno della moglie lui voleva dei fiori, quindi l'ha fatti portare da fuori con un permesso speciale. Quando è arrivata la moglie alla visita, lui l'ha regalata i fiori per il compleanno. Queste sono storie di persone che sono detenute al carcere. Quindi assolutamente un rapporto, un legame fra marito e moglie va annaffiato costantemente, non bisogna mai dare per scontato. Quindi a un fratello che si trova nel carcere, la moglie è fuori, io invito di pregare tanto, avere tanta pazienza, però di prendere cura del rapporto anche durante le visite, quando lei viene da lui, i colloqui settimanali o mensili. Senti, nessun uomo è un reato che cammina, quindi tutti hanno sbagliato e tutti possono ripartire, quindi non abbiamo paura di niente. Assolutamente. Quindi, ma per dare, abbiamo proprio solo 2 minuti per parlare di questo, lo riprenderemo. Secondo te, dalla tua esperienza, è possibile ricostruire un legame in una famiglia dove si è fatta una violenza, ecco, contro un membro della propria famiglia? Nella mia esperienza ho visto delle storie straordinarie, come ho visto delle storie, ci sono stati anche storie straordinarie di una la sincerità nel chiedere scusa, e questo dobbiamo avere il coraggio, l'umiltà di chiedere scusa, come siamo stati, lo dico sempre, siamo stati bravi nel ferire, nel fare del male, dobbiamo essere ancora molto più bravi, mettere tutto il cuore nel chiedere scusa, non dico verso soltanto quando facciamo una violenza fisica, ma anche alle violenze, anche quella verbale, psicologica, soprattutto nel luogo familiare.
Ripeto, quando il profeta dice soltanto tratta una donna male, soltanto colui che è vigliacco, proprio vigliacco. In arabo viene chiamato la'im, la'im, tradotto in italiano vigliacco è poco, credimi, perché la'im è l'ombrello di tutti gli aggettivi negativi. La'im, perché la parte più tenera, la parte più importante della società è la donna. Poi dalla donna c'è la mamma, dalla donna c'è la sorella, dalla donna c'è la zia, no? Quando un uomo venne dal profeta, o profeta, voglio fare qualcosa di grande, no, nella mia vita. Il profeta dice, hai una madre? Dice, no. Dice, hai una zia? La sorella della madre dice, vai e stai accanto ai suoi piedi, fai, cioè nel senso, servi la zia, no? Per dirti. E quindi che ha fatto un genere? È possibile, se c'è una la forza, l'umiltà di chiedere scusa in maniera sincera. E chiedere scusa non è chiedere scusa verbalmente solo una volta o due volte o tre volte. Per ricostruire una ferita, per ricostruire un legame, ci vuole un grande impegno, una grande volontà. Io ho visto delle storie straordinarie dove c'è stata veramente tanta violenza e che sono poi la riconciliazione, il chiedere perdono. L'altra parte ha accettato il perdono perché ha visto, accettato le scuse, perché ha visto una persona sincera, umile, che vuole ricominciare, come ho visto delle storie che sono finite male perché l'altra parte non era più disposta. E dopo Ignazio De Francesco e Hamdan Al-Zekri, che ringraziamo, è il momento dei saluti di fine puntata. Redazione Liberidentro, @gmail.com è l'indirizzo mail per scriverci, e la nostra posta indirizzata a Casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99, 40 128 Bologna. Vi ricordiamo anche la nostra chiamata alle parole Parlami Dentro fino all'11 dicembre, una campagna di scrittura destinata alle persone che vivono il carcere, per farle sentire meno sole. Potete scrivere loro i vostri pensieri scevri da pregiudizi, una modalità per condividere e comunicare. Avete tempo per farlo fino all'11 dicembre. Potete scrivere a parlamidentro@gmail.com. Grazie a tutte e tutti, ci rivediamo domani, stessi orari, stessi canali. A domani.